perché è stato fatto un atto che non si doveva fare. Cioè, però, chi si caga fanno sti domande? Cioè, volete medesimare noi? Cioè, carabbi che abbiamo subito, volete medesimare? Io non ci sono stato, cioè, io non ci sono stato, perché si vicino a mio figlio era capace che si trovava una tupata, un posto mio, e io mi trovavo all'esterno. Può essere perché l'era fatto pure il suo gesto, può essere. Perché è un gesto fatto con rabbia. Poi, non lo so. La tua presenza qui, nonostante il dolore, è un segnale molto molto forte. Sì, è molto forte. Cioè mi è stato detto pure che è un atto provocatore. Mi hanno invitato e io ci sono venuto. Se non mi erano invitati, io non ero venuto. Cioè, Al di là, diciamo, dell'invito, con questa tua testimonianza, qual è il messaggio che vuoi lanciare a tutti? Il messaggio che voglio lanciare a tutti? Io e mia moglie e i miei figli vogliamo solo la verità per mio figlio. Il figlio mi ha sbagliato e ha papà caro. E vogliamo la verità. Basta. Sì, perché si doveva difendere. Basta, non ti rispondo più, perché già la città scende mille volte. Poi, cioè, la città fa una domanda, se vediamo se si offende e l'hanno sparato di spalla. Ha fatto buono o non ha fatto buono? Pure che è una versione che io voglio fare io, e poi dalle indagini non emergerà che è stata sparata alle spalle. Comunque sto facendo un pensiero io. Voi mi sapete rispondere se ha fatto buono o non ha fatto buono? Rispondetemi voi. Questo dico io. Tu hai detto una cosa importante, da oggi in poi dedicherai tutta la tua vita a salvare altri ragazzi che corrono gli stessi pericoli di tuo figlio. Assolutamente sì, perché non ha capito ciò, perché è un odore troppo forte. Cioè io ci ho passato di tutto nella vita mia, ci ho passato di sofferenza, perché la gente che non so, ma non è che cioè perché gli va carcerato. Lui a galera non ha conosciuto, a galera è tosto. Ce l'hanno fatto con dignità e hanno pavato. E io? A figli mi cacciato, non lo volevo mai avere. Non lo volevo mai avere i figli mi cacciato. Ecco, lei ha detto che ci saranno delle donazioni che volete rivolgere al Pellegrini. Sì, sì. No, nessun ritardo, a parte che poi emergerà dalla top, sì, nessun ritardo, perché cioè, se io vado dal dottore e il dottore mi dice stiamo rianimando, stiamo dicendo, però poi mi dice comunque. Cioè ci sta Matella a celebrare fuori, cioè io me ne già io, già dice il momento da notizie. Cioè che stiamo parlando? È un gesto di rabbia. Cioè è un gesto che si l'era mai presa a casa mia, questo gesto. Si sfunnava pure a casa mia. Capì? Questo è il gesto. Poi è un gesto che non oggi giustifica, è un gesto che va condannato pure chi è stato un gesto. È un gesto dettato dal dolore, poi tutti quelli là che dicono è così. Non mi interessa proprio, pensatelo come ha volito lui. E non vi dico nemmeno, spero di provare lo stesso dolore, casomai succedesse, non ve lo dico perché non si auguro, anche al peggior nemico che dice tutte queste cose, non glielo auguro questa cosa che ci è capitata a noi, non glielo auguro.